E bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. What the fire, oggi siamo su un nuovo video di Super Smash Bros. Ultimate. Vi state domandando cosa sta succedendo? Siamo nel vero finale di Super Smash Bros. Ultimate su Nintendo Switch. Allora, io ragazzi premetto già che il gioco l'ho già finito, però ho voluto fare questo video perché mi sembrava una buona idea farlo. E anche perché avevo trovato già il titolo, però va bene. Praticamente cosa andremo a fare? Andremo a fare il mio Mii. Infatti che lo vedete qua bello. Quello di Luca, il mio migliore amico. E Mario, tutti e tre insieme, uniti, per sconfiggere i boss di Smash. Più gli ultra boss, come li chiamo io, ovvero i propri boss finali del gioco, che sono Tenebr e Kjaran. Questi qui invece sono i boss normali. Dobbiamo colpirne uno. In questo caso ho colpito Bowser. Dovrebbe aver preso Bowser in teoria. Sì, ok, Bowser. Perfetto. In giga Bowser, attenzione! Boom! Appunto mi è sembrata un'idea carina fare questo tipo di video. E rifare il finale. Perché ripeto che l'ho già fatto. E il gioco l'ho già finito. Se vi domandate come mai faccio così tanto danno, è perché ho fatto una combinazione di spiriti che mi consente di fare più danno. Cioè, quando attacco faccio più danno con quegli spiriti. Però se mi massacra malissimo, sto bastardo. Crepa. Perfetto. Prima di questi boss, ragazzi, c'era un pezzo che io ho saltato, dove tipo, avete presente i giochi di Super Mario, i platform dove bisogna salire e lo schermo si muove, voi dovete salire prima che lo schermo tipo vada troppo alto? Ecco, un pezzo del genere c'era. Vabbè, insomma, guardatevi quella parte là, perché io non l'ho registrata quella parte, perché mi sembrava una parte un po' inutile. Quindi ho preso a registrare direttamente dai boss. Ma ciao, bella lucertolona! E così ce ne incontriamo, eh? Crepa, grazie. Razza di lucertola troppo cresciuta! Vieni qua. E la madò. Ok, siamo col mio Mii, quello di Luca e Mario. Tra l'altro, ragazzi, ancora non capisco come mai Luca, in teoria, avrebbe il suo Mii, che è un fuciliere, avrebbe tipo l'armatura del drago nera, no? E quando faccio i boss, ma solo quando faccio i boss, me la dà verde. Per le battaglie quelle normali, classiche, è nera, come l'ho impostata io. Ma quando faccio i boss, diventa color cespuglio. Beh, giustamente lui è un cespuglio, quindi anche Smash l'ha capito che è un cespuglio. Che cazzo ho fatto con la mossa? Oh, Marrano, vieni qua. Avanti. Madonna mia. Vieni a terra, coglione. Boom! Guardatelo, guardatelo. Aia, non mi arrendo. Boom. Manca poco, eh. Per sconfiggere questo brutto lucertolone. Manca veramente poco. Con qualche attacco smash ce la dovrei fare in teoria, eh. Con qualche attacco smash. E infatti ne è bastato uno. A terra, coglione. Cuore reale, che mi ridà la vita. Chi prendo? Ganon. Ragazzi, c'è Ganon. È un problema.
che roba! Ma che roba! Ok, ragazzi, questo stronzo, se non mi ricordo male, devo colpirgli la coda. Perché se lo colpisco normale, vedete che non si azzera la vita. Quindi devo colpirgli la fottuta coda. E la vita scende. Ok. Sta scendendo la barra, porca miseria. E là. Guardatelo. Come. Aia. Ho fatto due boss della luce. Adesso faccio due boss delle tenebre. Dai, dai. Avanti, coglione. Aia, dai, girati. Aia. Ganon. Mi spiegate come... Madonna. Non muore! È altissimo scavalcare sta geggio. Dai. Aia. Sì, ma io non dicevo sul serio. Ouch, ouch. Dai. A terra. Atterrato. Dracula. Sta geggio invece bisogna colpirlo in testa, sta geggio. Devo colpirlo in testa, se no non ha effetto il colpo. Dai. Ah no, come cazzo fai a lanciare il fuoco, coglione, sei un vampiro. Secondo Super Smash Bros, Dracula spara il fuoco. Sì, vabbè. Ci pensa Luca. Boom. Calma però, ragazzi. Non è finita. Au. Razzo. Au. Adesso è morto veramente. Mark o il mega robottone. Prendo il mega robottone, grazie. Galleon si chiama, staggeggio. Dai Luca, fallo secco, fallo secco. Porca miseria, boom. Occhio. E cos'è sta roba? Volevi? No. Megoglioni. E adesso rimane solo Mark rimane, eh?
Ragazzi, Mark è una bella pigna in culo. Ma io tanto c'ho la combinazione di spiriti che fa più danno del normale, quindi. Se no, quella vita, vedete quella vita che gli ho tolto? Sarebbe a un quinto! Anzi, neanche, sarebbe a un sedicesimo, porca miseria, se no. Senza quegli fottuti spiriti, porca puttana! Che scorretto che sei, Mark! Attacchi dal basso proprio, eh. No! No, 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 no! Fuck, fuck, fuck! Com'è stato Luca? Stare là dentro? Au, 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 au! Porca miseria, ragazzi! Cioè, io ho detto che è immortale sto aggeggio. Boom! Ci vediamo, bello. E adesso, ragazzi, non rimangono altro che i boss. Chiaran e Teneber. Quelli principali. Vediamo. Ce la farò a sconfiggerli? Mettete un commento qua sotto, sì o no? Senza spoilerarvi in avanti il video. Luce? Attenzione, ragazzi, attenzione! Da un lato abbiamo la luce, dall'altro abbiamo l'oscurità, e dall'altro abbiamo quello che vuole che il mondo torni normale. Attenzione! Boom! No, 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 no. Devo colpire Tenebr. Perché Kiaran è già sceso di troppo, Kiaran. No, 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 no. Fuck. Perfetto. No, 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 no. Boom. Oh, fuck, no. No, no. Ok, piano. Ok, loro ci mettono un bel po' a scendere. Colpisce Kiaran, che è quello che c'è più vita. Perché si basa sempre, cioè io almeno mi baso, a colpire chi ha più vita. Vedete, in questo caso Kiaran ha meno vita rispetto a Tenebr. Quindi, in questo caso, devo colpire la Tenebr. Adesso devo colpire Kiaran. Porca miseria. Porca miseria. È uno scontro a tre questo, porca miseria. È uno scontro a tre. Ok. Perfetto. Wow, ce l'abbiamo fatta, occhio, eh. Colpisce la. Quindi, ragazzi, se vedete che colpisco è perché quello che. Il boss che colpisco è quello che c'ha più vita. Così almeno lo faccio scendere un po'. In questo caso c'è più vita lui. Madonna, se ce ne ha tante di più lui. Chiara ne ha tante di più. Madonna. Oh, sì, vabbè. Sì, vabbè. Cioè, è un massacro, ragazzi, è uno stupro, è uno stupro! No. Questi qui sono di tipo dei kamikaze, esplodono. Eccoli, eccoli, che esplodono! Ok, sono uguali adesso, chi colpisco, che sono uguali, colpisco te, dai. Perché mi stai più sul cazzo.
Chiara mi sta simpatico. Tenebr invece mi sta proprio sul cazzo, Tenebr. In una maniera assurda. Boom. No. Sì. Sì. Sì, vabbè. Addio Luca. Tocca Mario. Boom. Colpi sempre, non posso. Ok. Adesso deve stare lui qua. Uela. Che male che gli ha fatto. Poretto. Fa povero Chiaran. Sì, vabbè. Cioè, come cazzo faccio a schivare una roba del genere? Come cazzo faccio a schivarla, porca miseria. Sì, va bene, va bene. Altri kamikaze, va bene. Tranquilli. Chiara è quello che c'è più vita. Vai. No, no. No, Sì, vabbè. Va bene, tranquilli. Che roba è? Oh fuck. No. Ok. No. Madonna puttana. Io ragazzi c'ho una paura addosso assurda di perdere tutto. Altri kamikaze, va bene. No, no, ma proprio tranquilli, sapete, tranquilli. Dai, che tutto va bene, almeno Chiara lo facciamo secco. Sì, e Chiara è fuori gioco. Fuori gioco Chiaran. Ora tocca a Tenebr. Vai. Coglione. Devi crepare. Wow. E mo? Godetevi il filmato, ragazzi. Se carica. Io non parlerò, così ve lo godete. E così finisce il gioco, ragazzi. Questo è il vero finale di Super Smash Bros. Ultimate. Non è né quello di Chiaran né quello di Tenebr. Questo è quello vero. Va bene, no spoiler, no, non pubblicità, grazie.
Dunque, ragazzi, com'è stato? Mi è piaciuto questo stupro di massa? Mi raccomando, eh. Se il video vi è piaciuto, commentate, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, per finire, dico un'ultima cosa. Grazie a me, Luca e Mario, il mondo è salvo. Mi raccomando, eh. Ricordate queste mie parole. Ciao, raga!